si entra fino alla gamba. C'è la deviazione per il rifugio Bertone. Che baita, super strutturata, stupenda, davanti alle Grange Vasse. Dalla baita in avanti mi sa che tutta neve, molle, ci sarà da farsi un po' il mazzo arrivare al rifugio Bertone. Vediamo un po'. Allora viene dato per 40 minuti in queste condizioni estive. In condizioni così di neve ci vorrà un po' di più, però. Vecchio, faticoso. Si entra fino alla gamba. Il Monte Bianco e le Ghinoarde Petrolee nelle nebbie. E qua su il dente del gigante libero delle Grand Jones. Oh, la parte con la neve l'abbiamo superata. Se è tutto così fino al Bertone va benissimo. Ma come si è spaccato questo tronco? Che roba! Eccoci qua, siamo arrivati nella punta più alta. Il Bertone penso che sia poco sotto. Mega paravalanghe, qua deve venire giù discreta valanghetta d'inverno, sono senza quelle paravalanghe. Monte Bianco sempre che ci guarda, il resto si è chiuso. Allora, cosa dice qua? Ci sono un po' di percorsi. Allora, il rifugio Bertone deve essere lì sotto. Quella è tutta Courmayeur. No, forse quella è Morge... No, quella è Courmayeur, sì. Quella è Courmayeur. Montagne ancora innevate. Molto bene. Qua c'è una rosa dei venti che indica un po' di montagne, che al momento però con le nuvole non si vedono. Purtroppo tutta la catena del Bianco è chiusa, non si vede più niente, si vede giusto la Valvenì in fondo. Questo è il sentiero dove siamo arrivati. Mangiamo un panino e poi scendiamo.